Sembra che ci sia un socco fra il presidente Angelozzo e Ventura, qualcuno magari dice Ventura e Angelozzo non fanno d'accordo, cioè ne sto sentendo di tutti, per cui dico ragazzi siamo e lo stiamo dimostrando con i fatti, non con le chiacchiere, non c'è nessuno, perché qua qualcuno vuole mettere in dubbio Angelozzo, vuole mettere in dubbio Ventura e il presidente, siamo un comparto unito e lo stiamo dimostrando con i fatti, perché in tanti posti dicono quando si perde mandano via l'allenatore, mandano via il direttore, qua nessuno va via, qua tutti quanti dobbiamo lavorare per il bene del Bari, siamo compatti e stiamo cercando di migliorare il Bari. Io non è che voglio fare il difensore della società, perché la società passa perché non ha mai investito, non ha mai, io questo discorso oggi non lo voglio affrontare perché sarebbe, poi magari uno andrebbe sul polemico, io non voglio andare sul polemico. Io dico che la società negli ultimi 3 anni i soldi ne ha spesi tanti, dico solamente questo, punto, mi fermo. Poi come sono stati spesi, da valutare. Poi magari lo faremmo, magari spero a fine anno, facciamo il punto della situazione e ripeto, non voglio essere il difensore della società perché non ha bisogno di essere difesa da me. Io dico che la società vuole mantenere la Serie A e deve cercare in tutti i modi di mantenerla, se c'è da fare degli investimenti, io dico investimenti, forse mi sono espresso male, dico, no, degli investimenti è disposto a farla, perché il Presidente insomma ce l'ha ribadito a me a Ventura, insomma siamo, noi facciamo ogni settimana facciamo il punto della situazione, per cui lo facciamo e stiamo cercando, io sto cercando insomma di guardarmi attorno a vedere un attimo quello che si può fare. È un ottimo giocatore Corati, è un professionista serio, però non ci abbiamo pensato, devo dire siamo pure amici con Bernardo, per cui non ci ho pensato. Mi ho fatto una rosa troppo ristretta e questo mi do una colpa io, perché insomma dovevo cercare di essere un po' più, siccome negli anni precedenti ho avuto quando ho fatto una rosa un po' più larga ho avuto tante critiche, allora si spendono troppi soldi, si fanno troppa confusione, no. E allora ho detto quest'anno cerchiamo di fare una rosa un po' più ristretta. Avendo una rosa più ristretta e avendo quest'anno che per un periodo abbiamo giocato 3 volte la settimana fra Coppa Italia e tutto, e con qualche terreno un po' particolare, ci sono stati questi infortuni, non avendo la possibilità di cambiare giocatore, magari qualche volta abbiamo forzato a mandare in campo un giocatore magari non in perfette condizioni fisiche, lì si è creato il danno, però non è la colpa di nessuno perché la preparazione è stata fatta alla perfezione, perché secondo me Cassano se va via dalla Sampdoria andrà a una squadra importante.